Allora, dunque, io interpreto il personaggio di Sergio, che è il compagno di Beatrice, interpretato da Valentina Curti. È un'operazione molto interessante questa, perché parla ovviamente di una malattia rara, che è la Sjögren. Io interpreto Beatrice Spano, che è un'insegnante di lettere in un liceo classico. E ama il suo lavoro, ama stare a contatto con i ragazzi, è una donna estremamente generosa che si dedica agli altri attraverso il volontariato. Non vedo l'ora che diventiamo grandi, così ci sposiamo e facciamo tanti figli. Io non ne voglio figli. Come non ne vuoi? Perché? Perché poi tutte le voglie ci lascio da sola. Ma tu mi ami? Mi ami o no? Ti amo. Quindi Galeotto fu padre Pio? Eh sì. C'hai gli occhi? Sono rossi, vero? Un po'. Non lo so, credo che sia un po' di congiuntivite. E diciamo che le vicissitudini del mio personaggio si ispirano a Lucia Marotta, che è la presidentessa dell'ANIMAS, l'associazione nazionale italiana dei malati della sindrome di Sjögren. No, spegnete. Ma esiste una disabilità non visibile, che comunque è altrettanto invalidante, vive quotidianamente con te. Dai, dai, dai! Ehi, prof. Ciao, pure. Correggi i compiti? Questo purtroppo non è il caso del compagno di Beatrice, cioè di Sergio, perché ha un modo di interpretare questa situazione del tutto negativo. Signora, questa volta le è andata bene, ma si ricordi che se prende dei farmaci non deve toccare alcol. Il nostro intento è quello di accendere, insomma, un faro, per tutti i malati che sono ignorati, sono abbandonati a loro stessi. Dove sta il paziente? Sto facendo impazzire anche me. Puoi uscire, per favore? Sta qui anche a ricordarci, insomma, di quante malattie rare oltre alla Sjögren esistano e come certi casi umani ci siano effettivamente, quindi persone che possono in un certo senso anche essere dimenticate dalle istituzioni e quanto il rapporto con i loro familiari diventi veramente importante, perché il familiare poi diventa centrale per il fatto che le persone che stanno male possono in un certo senso attaccarvici. Questa è una malattia autoimmune che compromette molto la qualità della vita, ma non è conosciuta, non c'è una ricerca. Scusa, ma che ci stai provando? No. Però non diciamo niente, ma se no si offende. Grazie.
ritratto che ti ho fatto. L'obiettivo di questo film è di far conoscere il dramma di queste persone. Che se non ci capiscono i medici che ci dovrebbero curare, figuriamoci gli altri. Stanno tutti a dire, beh, che malattia è questa Sheldon? Mica il cancro. Hai capito bene? Noi non siamo malati, noi siamo solo delle pazze.